Sardegna è l'unica regione in Italia che non ha ancora il gas metano, quindi nell'ambito dei processi di energia termica in particolare la mancanza del gas metano comporta un costo della nostra bolletta energetica notevolmente superiore rispetto al resto d'Italia. Quindi il fatto che arrivi quanto prima il GNL può essere un contributo alla riduzione della nostra bolletta energetica. Noi parliamo di metanizzazione da tanto tempo, forse ne abbiamo parlato tanto e abbiamo fatto poco, almeno poco in termini di risultati, perché anche nell'incontro di oggi si ricordava un convegno fatto 2 anni fa e si sperava che in 2 anni sarebbe arrivata la prima autorizzazione. Ad oggi non abbiamo ancora la prima autorizzazione per un deposito costiero. Ecco, mi auspico che nell'arco dei prossimi mesi arrivi questa prima autorizzazione, che si proceda con la costruzione e che si integri il primo deposito costiero small scale in Sardegna con un processo di metanizzazione che preveda anche le altre fasi.